ci sono delle storie che ti chiamano, che vogliono essere raccontate. Raccontare e fare vivere. Raccontare di Caterina e di Beatrice. Raccontare di vite potenti, innocenti. E parlare di poesia e di fede, cose della gente. Non cambiarono il tempo in cui dissero, provarono a correggere. Beatrice la conoscono solo in Toscana. Caterina era santa di Siena, basta. Mentre su Francesco d'Assisi, anche chi non si intende di santi qualcosa conosce, su Caterina fuori dal senese si sa pochissimo. Eppure è patrona d'Italia, patrona d'Europa, dottore della Chiesa. Qualcuno pensa che sia quella della canzoncina. La santa Caterina, bibim 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 bumbam, era figlia di un re. Non era lei. Caterina era figlia di un tintore. Beatrice di uno spaccatore di legno. Donne dei loro borghi, delle loro contrade, senza distanza tra il quotidiano e lo straordinario, piantate per terra come un faggio in una croce, e dividono i secoli, che uniscono tante cose. La prima è una data, 25 marzo, primavera cominciata da 4 giorni, data in cui nasce Caterina e muore Beatrice. Nella morte loro non avevano non interessava proprio. E se non ti preoccupa quella, è difficile che